Buongiorno Andrea, smettila di mandare messaggi d'amore ai tuoi fan che ti chiedono che scarpe utilizzare in gare, in allenamento, per il lungo, per il progressivo, anche perché comunque tutti i video sono sul canale, quindi se uno volesse veramente capire che scarpe utilizzare potrebbe anche guardarsi i video. Ma tanto lo stiamo dicendo adesso e credo che tra due minuti dopo che abbiamo detto questa cosa ci arriveranno messaggi, vi arrivano WhatsApp, Instagram, Facebook, mail addirittura, cioè allucinante. Ma anche Strava e Twitter adesso, questo è nuovo. No, più che altro davvero, io dico, se è una cosa che non abbiamo detto mi fa piacere rispondere, anzi potremmo fare un video, ma mannaggia, tutto il resto l'abbiamo letto, quindi più che altro davvero diventa una perdita di tempo allucinante per noi che... che ti arrivano 30-40 messaggi al giorno, perché ormai è quello l'andazzo e non finisci mai più. Più che altro mi arrivano mentre sto montando dei video, quindi comunque è rischiamo di non fare un buon servizio per chi ci ascolta. Andrea, ascolta, abbiamo un altro pacco, in questo caso sempre fornito da Don Kenya Run, di una scarpa che secondo me dovrebbe essere Adidas, anche se tu sei vestito con Mizuno, io sono vestito con Adidas, quindi te la tiro e tu come al solito mi devi dire di che scarpa si tratta, quanto pesa e poi mi devi raccontare quali sono le principali caratteristiche. Vediamo. Questa lo so qual è perché abbiamo già fatto l'altra e adesso rimane questa. Dovremmo vedere altre due Adidas che potresti lanciare il sondaggio, se ce lo scrivete qua sotto nei commenti potremmo provarle. Vale, nel frattempo io ti lancio la scarpa. Tanto dovremmo... No. Lanciala bene, perché già se parti così va a finire di là, io te lo dico. Dovremmo fare la recensione completa della Adios 6 prima o poi. Prima o poi. Prima o poi, va bene. Vai. Oh. Erano di vetro, Max. Devo fare la cosa alla fantomima che non le guardo, o le posso guardare? No, no, le puoi guardare. Allora, credo che intanto siano dei colori super zarri. Ti dirò, Nike, gli ultimi colori che aveva fatto erano abbastanza spenti, le Infinity Run, forse avevano fatto quel modello da donna e da uomo uguale, quello lì bianco-rosa shocking, che non era male. Ma io ti posso dire, Andrea, che a Dubai, allo store della Nike, le ho viste le Invincible, di tutti i colori possibili e immaginabili. Ma fondamentalmente le Invincible hanno fatto quel nero e oro che era bello tamarro, che mi piaceva tanto. Allora, queste sono le Solar Glide 5, anche loro pesucchiano, Quanto pesano secondo te? Siamo sui 2,80, secondo me 300, secondo me sì. Secondo me 2,80, no? Sì, ci sta. Tiramene una, perché così almeno... Se te la tiri in testa e ti fa male vuol dire che sopra i 280. Devo dirti la verità, dovevamo scegliere delle Adidas da recensire e mi sono fatto attrarre da questo mezzo supportino LP 2.0, mi pare che si chiami, sull'avampiede, sul tallone. LEP, sì, 2.0, dovrebbe essere una roba del genere. Di primo acchito ho notato due cose. La prima è che non c'è solamente boost, e la seconda è che secondo me è cambiato un pochino il boost. Mi sembra un pochino più pesante del solito e sicuramente più morbido. Ed ero quindi molto curioso di provarle come scarpe. Che era una cosa, peraltro, che avevamo già notato con le Ultra Boost 21. Non abbiamo ancora preso le 22 perché, non lo so, probabilmente è una scelta legata alle direzioni che Adidas sta prendendo sul mercato. No, dai, non parlo di prezzo perché sennò dopo mi redarguisci. Ma sono diminuiti subito i prezzi di quella scarpa, perché comunque il listino ovviamente non è poi il prezzo a cui la scarpa viene venduta normalmente. Sì, in effetti, vabbè, non lo dico del prezzo, però lo sappiamo più o meno tutti. Va bene, ascolta, provatela un secondo e dimmi cosa ne pensi. Secondo te è stesso numero rispetto agli altri modelli Adidas che hai provato? Allora, tra l'altro, Andrea, Adidas ha la caratteristica che non usa i mezzi numeri ma i terzi, quindi alla fine, se dovessi consigliare a un podista amatore, che numero consiglieresti? Sì, questa qua è 43 1/3, ma lo diciamo sempre in ogni video, assolutamente dobbiamo guardare l'americana o i centimetri. In questo caso è sempre un 27,5 cm e 9,5 US, quindi diciamo che l'Eur è diversa dal solito, dalle altre marche,
però dopo l'americana e i centimetri rispecchiano i numeri soliti, quindi anche su questa direi stesso numero mio solito. Dal tuo punto di vista la calzata com'è? Abbastanza ampia nell'avampiede oppure più stretta? Lei la trovo, come spesso accade nelle Adidas, più filante e più precisa rispetto alla Distar che abbiamo provato. Va bene, ascolta, io ti consiglio, come al solito, fermiamoci 2 minuti, facciamo un brainstorming, così si dice, e poi una corsettina e dopo ti pongo le consuete 3 domande. Dai, perfetto, a tra pochissimo. Andrea, io direi che comunque questa scarpa è abbastanza innovativa, pur essendo comunque una scarpa tradizionale. Mi sembrano cambiate molto, ai tempi erano tanto boost, adesso hanno inserito questa parte di intersuola un pochino più dura, un pochino più stabile, e questi due inserti che ti ho detto che mi intrigavano molto, e da capire se danno più sostegno o anche un pochino più di reattività. Nella parte posteriore del tallone forse una delle cose che abbiamo notato è la parte intermedia è abbastanza morbida, e poi però invece comunque la conchiglia è molto stabile. Come l'hai vista? Allora, intanto guarda la conchiglia. Allora, la conchiglia è solamente nei due lati, e questi 2 centimetri qua dietro invece non c'è la conchiglia. Credo che sia un fatto per non rompere troppo le scatole al tendine d'Achille, la scelta, diciamo, che aveva fatto Nike di fare, come si può dire, la zona dietro un po' curva, in questo caso lasciano vuota quella parte. La fortuna è che non ho il tendine d'Achille infiammato per valutare se mi può dare o meno, cioè mi può dare più o meno sollievo. Bisogna capire in stabilità, ma mi sembrano super stabili perché la conchiglia è davvero dura, quindi credo che porti stabilità e non rompa troppo le scatole. Invece, come hai visto lato maglia, che mi sembra comunque molto resistente, molto ben strutturata, però che sensazione hai avuto quando l'hai provata? La tua maglia è carina, ho paura, cioè carina, nel senso fa il suo, è filante, molto più precisa rispetto ad altre, alla Distar che abbiamo provato prima. Sicuramente è più pesante rispetto ad altre scarpe, ma è una scarpa da lento, quindi ci sta che sia così bella precisa e che non rompa, cioè che non si rompa velocemente. Invece, Andrea, a livello di lacci sembra che la linguetta si muova abbastanza. Come l'hai vista, secondo te avrai problemi durante le corse nel caso che le scarpe si dovessero slacciare? Allora, diciamo che le stringhe mi fanno abbastanza paura, che sono le solite che scivolano un pochino. Boh, vediamo, adesso tanto le proviamo per i soliti 200 km e si vede subito. Alla fine, quando fai le prime 2 uscite si slacciano 2 o 3 volte, dopo ci fai il triplo nodo e non si slacciano più. Poi io allaccio le scarpe in una maniera un po' strana e quindi forse si slacciano anche un pochino più velocemente. Invece credo che a livello di battistrada abbia un grip particolarmente efficace, ma al tempo stesso, secondo me, per il comportamento in corsa dipende un po' dal tuo appoggio. Hai visto però che hanno fatto queste zone qua di appoggio di una gomma di un colore diverso, sicuramente non so se dopo sarà anche più resistente, però ci sta, cioè se avessero fatto questo era una genialata, perché in effetti sono le zone di maggior usura, quindi se dovesse tenere così sarebbe top. Ma no, dai, mi sembra che la suola sia zigrinata il giusto. Ho solamente paura se dovessero arrivare dei sassolini un pochino più rompipalle qua a punta, se non mi dà problemi sul piede, ma immagino di no, anche perché forse questa zona qua che è un po' più scoperta, poi c'è la piastrina di plastica che dovrebbe proteggere, quindi non credo. A livello di stabilità, secondo me è pensata davvero per podisti che pesucchiano e che quindi potrebbero un po' cedere verso l'interno. Cosa ne dici? Sicuramente ha tanta stabilità, e però boh, non lo so, ti dico, secondo me potrebbe essere anche una scarpa relativamente veloce, una scarpa che fa un po' il verso in velocità alle rider, però bisogna provarle, non lo so, cioè mi danno l'idea di che possano essere un po' veloci, le avevamo prese apposta anche per vedere se era vera questa cosa. Io avevo il mezzo dubbio e vediamo se ce lo toglie. Direi tra qualche settimana, più che altro dipende dal tempo che abbiamo a disposizione, faremo sicuramente i chilometri necessari per fare la recensione,
non so se avremo il tempo di farla rapidamente. Comunque, secondo me questa scarpa potrebbe essere, e questa è la mia sintesi, una scarpa adatta a tutti i podisti amatori che pesano sopra i 75 kg e che vogliono però comunque spingere anche negli allenamenti, ma senza esagerare. Sono un po' in dubbio sui 75 kg, io sono sotto i 75 kg, adesso le provo e ti dico come vanno, poi mi dirai anche te. E ci rivediamo e vediamo la prossima volta se siamo di quell'idea o abbiamo cambiato. Sai che io ve la prediligo un pochino più morbida, un po' più pesante per fare lenti, quindi non lo so, potrebbe aggradarmi. Per te qualunque scarpa va bene, anche per me in effetti ne testiamo tantissime, però credo che l'essenza sia per la value proposition di questa scarpa sia per chi pesa più di 75 kg. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.